Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Viella che si intitola Venezia e i Mongoli, commercio e diplomazia sulle vie della seta nel Medioevo, secoli 13-15, di Nicola Di Cosmo e Lorenzo Pubblici, che io ho il grandissimo piacere di avere i nostri graditi ospiti e ai quali, come mia abitudine, lascio subito la parola perché così ci raccontano di questo connubio tra Venezia e i Mongoli. Prego, a voi. Bene, inizio io allora. È un grande piacere anche per noi, ringraziamo molto Italia Medievale per l'invito. Dunque, il libro Venezia e i Mongoli ci è venuto, è un'idea che ci è venuta in mente perché effettivamente una storia sui rapporti tra Venezia e i Mongoli non era mai stata scritta, nonostante negli ultimi ormai 30 anni, possiamo dire, la storiografia specialistica abbia fatto tanto, tantissimo, sono uscite monografie importanti, una nuova generazione di studiosi si è affacciata sulla scena accademica e ha dato un contributo decisivo, ma una storia su Venezia e i Mongoli non era stata ancora scritta. Pertanto abbiamo ritenuto, essendo due frequentatori di quel tema, anche se da prospettive un po' diverse, di studiare questo rapporto e il risultato è stato il libro di cui stiamo parlando. Altro aspetto che ci teniamo a sottolineare è il fatto che forse per la prima volta i rapporti complessi, molto complessi e distesi su un arco temporale lungo, stiamo parlando di oltre 2 secoli e mezzo, tra una potenza europea mediterranea e una grande potenza asiatica, vengono raccontati, vengono prima indagati, investigati, poi raccontati su un piano di assoluta parità. Questa è una cosa per noi molto importante. Abbiamo cercato, pur essendo entrambi italiani, di abbandonare una prospettiva eurocentrica che, a nostro avviso, per troppo tempo ha influenzato gli studi sui mongoli e in particolare sui rapporti tra l'Europa e i Mongoli. Sì, grazie mille Maurizio Calì per questo invito, volevo ringraziarti anch'io. Dunque, mi volevo rifare brevemente a quello che Lorenzo ha appena detto sulle nuove tendenze storiografiche. Nuove, diciamo per modo di dire, perché ormai queste tendenze sullo studio dei Mongoli non come, diciamo, non limitati ad un aspetto regionale, i mongoli in Cina, i mongoli in Persia, i mongoli in Russia, ma proprio al loro ruolo, storico nella storia mondiale. Diciamo, un ruolo storico, che, fa riferimento proprio alle possibilità, alle potenzialità che varie regioni, sotto la dominazione mongola hanno avuto per incrementare i rapporti tra civiltà diverse, diciamo, tra zone, popoli, anche zone commerciali, appunto, fino ad allora separate. E questo è un ruolo molto importante su cui abbiamo insistito molto, anche per questo abbiamo fatto riferimento alla Via della Seta proprio nel titolo del libro, Via della Seta, come metafora anche di questi scambi, di questi rapporti che vanno, diciamo, al di là dei confini di certe aree o di certe regioni, come può essere appunto l'Europa, il Medio Oriente o la Cina. Questa prospettiva, diciamo così, di storia mondiale della conquista mongola è diventata gradualmente dominante, però, come anche ho già detto Lorenzo, fino ad ora i rapporti tra
Europa e Mongoli erano stati studiati soprattutto sotto il profilo, diciamo così, politico e diplomatico, anche culturale sotto certi versi. Però, dal punto di vista dei rapporti commerciali non tra una regione come l'Europa, ma tra specifiche potenze commerciali europee, come era appunto Venezia, non era ancora stato affrontato. E questo ci ha dato l'opportunità di aprire una serie di questioni, secondo noi interessanti, nuove, sia nella storia europea, nella storia di Venezia in particolare, sia nella storia dell'impero mongolo. Una di queste prospettive nuove, secondo noi, è che ci hanno un po' ispirato in questo lavoro, è che il mercante veneziano è riuscito spesso ad andare al di là di quella che poteva essere considerata la sfera di influenza, la sfera d'azione dello Stato veneziano. Quindi questo dualismo, diciamo così, tra mercante e Stato è stato individuato da noi come una delle vicende specifiche, diciamo così, di Venezia, che aveva uno Stato forte, che era però interessato in particolare ad aprire e proteggere una sfera di influenza commerciale che spesso andava stretta al mercante. Ecco, il mercante veneziano, con le sue conoscenze, con la sua iniziativa, è riuscito spesso ad andare al di là di quella che poteva essere la sfera di interesse dello Stato, e per fare ciò si è dovuto affidare ai mongoli, alla protezione offerta dai mongoli, alla collaborazione offerta soprattutto dalla nobiltà, dall'aristocrazia mongola, e quindi spesso mettendosi al servizio di questi nobili. Ecco, questa differenza tra interesse dello Stato e interesse del mercante ci è sembrata uno dei temi forti, insomma, uno dei temi nuovi anche del nostro libro. E poi, diciamo che concentrandoci su Venezia, viene fuori anche un altro discorso molto importante, cioè la competizione tra Venezia e Genova al di fuori del Mediterraneo, che ha delle coloriture leggermente diverse. Dai conflitti, dalla competizione, dalla concorrenza tra queste due grandi potenze marinare all'interno del teatro, diciamo così, mediterraneo. Infatti, nonostante continuino i conflitti e i dissidi tra queste due città, si notano anche sul Mar Nero dei momenti di convergenza di interessi politici tra Genova e Venezia, che non si trovano nel Mediterraneo. Nel momento in cui Genova e Venezia si trovano ad affrontare un pericolo comune, fanno per breve tempo, purtroppo, causa comune. E questo confronto, insomma, tra Venezia e Genova è utile anche per riuscire a capire quali siano gli impulsi e le motivazioni specifiche che portano sia Venezia sia Genova ad aprire queste colonie, questi insediamenti in zone commerciali al di fuori, diciamo, del Mediterraneo e dell'Europa in generale. La differenza tra Venezia e Genova si nota anche per altri aspetti. Noi non ne abbiamo fatto uno degli argomenti, diciamo così, importanti, ma abbiamo spesso sottolineato come bisogna tenere presente il fatto che Venezia e Genova si muovessero su piani spesso molto diversi, con Genova dominante in varie fasi della storia proprio dell'espansione, diciamo, italiana sul Mar Nero e nell'impero mongolo. Ed è quasi ironico che sia stato proprio un veneziano preso prigioniero dei genovesi, al quale dobbiamo
la prima relazione sull'impero mongolo, in particolare sulla Cina dei Mongoli, che è Marco Polo. E non so, magari Lorenzo vuoi dire qualcosa tu su Marco Polo? No, semplicemente dire che noi abbiamo dedicato un capitolo a Marco Polo, ma l'abbiamo fatto anche in questa circostanza cercando di essere un po' originali, non so se ci siamo riusciti, ma la nostra intenzione era quella di presentare Marco Polo. Nicola parlava molto giustamente delle vie della seta, dell'importanza di questa, che è un po' un'etichetta. Nel contesto di un commercio internazionale che i mongoli di fatto riescono ad aprire a spazi regionali, o meglio, a far agganciare spazi regionali alle grandi traiettorie del commercio internazionale. Marco Polo si inserisce molto bene in questa, come dire, nuova stagione di aperture che viene comunemente indicata con, un'altra etichetta che è quella di Pax Mongolica, con questo calco, ma abbiamo cercato di dimostrare due cose sostanzialmente. La prima, che al di là di ogni ragionevole dubbio, Marco Polo fu in Cina. Ci sono dati assolutamente soverchianti che corroborano questa realtà storica dei fatti. Dall'altra, abbiamo cercato di presentare Marco Polo come un esempio di ciò che non è stato, o meglio, il caso di Marco Polo, così eclatante, cioè di un uomo che viaggia per mesi, mesi e mesi, viaggio difficilissimo tra l'altro, per arrivare fino in Cina e riesce a conquistare la fiducia niente meno che di Kublai Khan, è un caso veramente isolato, quasi isolato. Ciò che abbiamo cercato di mostrare è che, benché esistessero, siano esistiti casi di mercanti così intraprendenti, coraggiosi, fin da spingersi alle profondità dell'Asia, non era quella la regola. Noi dobbiamo immaginare questo continente, o meglio, questi due continenti che davvero i mongoli riuscirono a trasformare in due spazi interconnessi, però come un sistema di comunicazioni sul quale a viaggiare erano soprattutto i beni, le merci e non gli uomini. Gli uomini viaggiavano su distanze molto ridotte rispetto appunto al caso di Marco Polo, mentre le merci riuscivano a coprire l'intera distanza dall'India, ad esempio, dalla Cina, naturalmente, dall'Asia centrale, fino agli emporia genovesi e veneziani in quelli che erano gli spazi intermedi, quindi diciamo la linea del Caucaso. A nord Tana, il Mar d'Azov, la foce del Don, a sud l'Iran mongolo con Tabriz e tutte le altre città, le grandi città emporio. Ecco, quindi diciamo Marco Polo, soprattutto come ciò che sui grandi numeri non fu, questo è un po' ciò che abbiamo cercato di presentare, pur preservando la straordinarietà del caso di Marco. E non solo, ma il caso di Marco Polo ci mostra che per un periodo piuttosto lungo, che noi possiamo collocare dalla fine del XIII secolo fino più o meno agli anni 40 del successivo, davvero gli spazi erano aperti, davvero si riusciva ad accedere a merci che prima era molto difficile reperire o senz'altro molto più costoso, tant'è vero che in questo periodo non sappiamo esattamente quando, ma pensiamo all'inizio del 300, che furono realizzati soprattutto i manuali delle pratiche di mercatura, tra cui quello celeberrimo di Francesco di Balduccio Pegolotti, l'agente del Banco Bardi di Firenze, che ci ha lasciato dati preziosissimi sui pesi, le misure, le distanze, i prezzi, le monete, davvero un tesoro informativo. Però, ecco, dalla metà del XIV secolo le cose iniziano a cambiare e noi abbiamo cercato di mettere in evidenza questa transizione, che è sempre molto complicato chiamare declino, ma senz'altro ciò che accade dalla metà del Trecento, un po' in tutta Europa, accade anche in Asia. E lì si passa alla fase, di crisi. Quando alcuni spazi si chiudono, altri rimangono aperti, ma
vi si accede con più difficoltà. E non so, magari Nicola, tu vuoi continuare su questo aspetto, sulla transizione tra il periodo mongolo e il post. Sì, senz'altro è importante considerare il fatto che la presenza veneziana sul Mar Nero, per esempio, se non sulle rotte transcontinentali che portavano appunto questi mercanti in India, in Persia, in Cina, eccetera, continua per circa 100 anni, per circa un secolo dopo che l'impero mongolo comincia a sfaldarsi. Comincia a sfaldarsi, si aprono scenari politici completamente diversi. Nel 1368 la dinastia mongola in Cina cede il passo a una nuova dinastia autoctona cinese, nell'Orda d'Oro, in Russia, in Asia centrale, ci sono fermenti di ogni genere, si creano altri conflitti, altri centri di potere, insomma, il vecchio, diciamo così, impero mongolo non è più in grado di garantire quella sicurezza ai commerci, ai mercanti, anche agli insediamenti, diciamo, franchi, cristiani, latini. Poi i nomi cambiano, ma in realtà le persone sono sempre le stesse, insomma, dei veneziani, dei genovesi impegnati in quelle aree. E quindi assistiamo a un periodo di trinceramento, diciamo così, anche che coincide con la chiusura di alcune rotte. Sicuramente, per esempio, le rotte per la Persia già non sono praticabili dagli anni 40 del XIV secolo, sì, del 300, del XIV secolo. Quindi si va progressivamente verso una chiusura di certi spazi che erano stati garantiti dai mongoli. Però questa chiusura non coincide necessariamente con l'abbandono di questi mercati, di queste zone commerciali, di queste attività anche che comprendono svariate attività non solo commerciali, ma anche produttive, anche nei trasporti, per esempio nella logistica all'interno del Mar Nero erano molto importanti i trasportatori proprio veneziani e genovesi di merci. E queste attività continuano essenzialmente fino alla conquista ottomana. Quindi ciò che abbiamo rimarcato, diciamo così, nei capitoli finali della nostra narrazione, diciamo così, cronologica, che forma la prima parte del libro, poi parleremo anche della seconda parte del libro. Abbiamo cercato quantomeno di vedere quali fossero gli interessi reali dei veneziani, perché ci fosse questo tentativo di quasi abbarbicarsi, insomma, alle attività che erano state lanciate in decenni precedenti. E sicuramente ci sono interessi economici, anche tradizioni familiari che emergono, insomma, da questa analisi, e soprattutto la volontà, diciamo così, sia dello Stato veneziano sia di mercanti di continuare a mantenere una presenza in quelle aree, mantenere una presenza anche se le prospettive di grandi guadagni, di quei guadagni, diciamo così, impossibili poi nella realtà da realizzare, che erano stati prospettati, insomma, già alla fine del XIII, all'inizio del XIV secolo, con i grandi viaggi intercontinentali, con l'apertura delle vie carovaniere. Anche se queste prospettive si chiudono,
Ciò nonostante, i veneziani restano nel Mar Nero. E questa è un'altra storia, ma è una storia ugualmente interessante, una storia di resistenza, una storia di capacità anche di prevedere quelli che sono i pericoli e le capacità di, come dire, di sfruttamento di opportunità a livello locale che comunque davano ai veneziani delle possibilità di guadagno. Quindi, diciamo, prospettiva lunga della presenza dei mercanti veneziani che comincia con la conquista mongola, ma va molto al di là della fine della Pax Mongolica, ci è sembrato doveroso tenerla in considerazione. Ecco. Anche perché, ecco, passando alla seconda parte del libro, che è la parte in cui noi parliamo degli strumenti necessari a Venezia e soprattutto al mercante veneziano, anche genovese, per operare in mercati diversi. Da quelli, diciamo così, più tradizionali, abbiamo dovuto effettivamente affrontare tutta una serie di problematiche che vanno dalla poliglossia, diciamo così, dalle molte lingue, al multiculturalismo, alle tante diversità, per esempio, tra pesi, misure, monete. E poi anche al calcolo di merci e anche schiavi, purtroppo, che costituivano le risorse principali che venivano dall'Asia. Non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Vogliamo parlare di. No, direi che hai detto tutto, se non forse due cose molto brevemente. La prima, sottolineare il fatto che, come ha detto Nicola, il libro è diviso in due parti, proprio per questo motivo, perché la prima segue la parabola cronologica, quindi partiamo proprio dai primi rapporti di Venezia con l'Oriente, da questa vocazione precoce che la città adriatica ha avuto verso l'Oriente, anche per una mancanza fisica, geografica di un entroterra, essendo sorta e sviluppatasi in una laguna, su una laguna, ai suoi rapporti con l'impero bizantino già nell'alto Medioevo, che poi vengono quasi, come dire, naturalmente trasferiti ai rapporti con i mongoli, per quanto, come diceva Nicola opportunamente prima, chi fa, come dire, la voce grossa, è soprattutto Genova in quella prima fase del XIII secolo, è la prima città a sfruttare queste opportunità. Venezia si accoda. Allora noi abbiamo seguito questa parabola cronologica tenendo conto anche di tutti gli attori politici che operano in quella regione, quindi dall'Asia centrale all'Asia occidentale, o se preferiamo il Caucaso, quindi prendendo in esame i rapporti tra l'Ilkhanato e i Mamelucchi, prendendo in esame la triangolazione che si viene a creare tra Venezia, l'Ilkhanato e l'Ordadoro, poi tra Genova, l'Ordadoro, l'Ilkhanato, e insomma è una storia complessa che abbiamo cercato di dipanare rendendola leggibile per quanto possibile, nonostante appunto i molti dati, i molti eventi che si intrecciano in quei decenni. La seconda parte di cui parlava Nicola è invece quella più specificamente tematica. Noi abbiamo dedicato quattro capitoli della seconda parte a spiegare, come diceva Nicola, il primo capitolo della seconda parte è quello che abbiamo dedicato a Marco Polo. E poi l'altro capitolo è quello nel quale affrontiamo il tema dell'interconnessione di questo continente, cioè il mercante veneziano, le rotte del commercio, le navi e la navigazione, e poi un aspetto a nostro avviso davvero molto importante, gli strumenti associativi, cioè, chiedo scusa, il fatto che
in Italia, in Europa, ma soprattutto in Italia, si sviluppino nuovi strumenti associativi di tipo proprio economico-finanziario in quegli anni, è molto indicativo di quanto il commercio si sia aperto. Ed è interessante, abbiamo cercato in qualche modo di mostrare, non solo l'importanza del passaggio dalla comenda, che era la forma associativa più comune nel Medioevo, alla compagnia, quindi a una professionalizzazione proprio delle strutture associative dei mercanti, ma anche il rapporto, o meglio, il confronto con quello che succede in Asia, cioè la forma dell'ortoc o dell'ortac, che era appunto la struttura attraverso la quale si finanziava il commercio nell'impero mongolo. Insomma, abbiamo cercato di dare un quadro molto ampio senza, speriamo di esserci riusciti, scadere nella superficialità, perché davvero gli argomenti sono tanti, le criticità sono tante. Abbiamo cercato di mostrare tutte le rotte del commercio, quali fossero, quanto fossero praticabili, da quelle più settentrionali, quindi terrestri, a quelle più meridionali, marittime. Come diceva Nicola, il tema della monetazione è complessissimo, il rapporto tra oro e argento, Asia e Europa è davvero molto complesso. Adesso si sta studiando da qualche anno con più costanza e stanno emergendo acquisizioni molto interessanti. E poi, naturalmente, le merci, come diceva Nicola, non solo la seta e le spezie, ma ahinoi, il commercio degli schiavi, che in quelle regioni e in quei decenni era veramente molto, molto florido. Io Ecco, vorrei direi. aggiungere un'unica cosa, ed è l'aspetto, diciamo così, del conflitto che si viene a creare in alcune circostanze tra Venezia e i Mongoli. Non è soltanto un rapporto di pace, un rapporto Certo. tranquillo, un rapporto di collaborazione, ma spesso, emergono tensioni che a volte sfociano in conflitti. E qui l'aspetto proprio giuridico dei rapporti tra Venezia e i Mongoli è essenziale. È essenziale perché ci volevano delle regole, delle regole che in qualche modo inquadrassero il rapporto questi veneziani, ma anche genovesi e i mongoli. In genere sono considerati questi documenti, diciamo così, che vengono scambiati tra veneziani e mongoli come trattati. In realtà sono concessioni che l'imperatore mongolo fa ai veneziani o ai genovesi, in cui vengono a determinarsi una serie di regole. Per la maggior parte afferenti a questioni commerciali, i tassi di interesse, le varie gabelle, i dazi che dovevano essere pagati allo Stato mongolo, ai rappresentanti dello Stato mongolo, la pesatura delle merci, insomma, tutto l'aspetto così fiscale, diciamo, del rapporto commerciale veniva ad essere regolato attraverso questi trattati, ma anche questioni di giurisdizione. Per esempio, i veneziani godevano di una sorta di extraterritorialità per quanto riguarda proprio i rapporti tra veneziani, e quindi il rappresentante diplomatico di Venezia a Tana, per esempio, come quello genovese a Caffa, aveva anche la facoltà di decidere, di giudicare dei comportamenti, diciamo, illeciti o delle azioni criminose anche, che avvenissero tra veneziani o tra genovesi o tra franchi o tra latini, però i mongoli mantenevano i propri magistrati, le proprie strutture, diciamo così, giuridiche, che avevano la facoltà invece di determinare
o di emettere una sentenza quando fossero stati coinvolti dei mongoli. Ed è proprio in queste situazioni che emergono le tensioni, quando cioè ci sono conflitti tra veneziani e mongoli. E questi sono i momenti di crisi che portano poi alla rottura, anche molto drammatica, con conseguenze tragiche. Non ci scordiamo che è proprio in una situazione che scaturisce dall'omicidio di un nobile mongolo per mano di un veneziano che poi scappa, viene protetto da altri veneziani e quindi in flagrante violazione degli accordi con i mongoli, che poi ci sarà un blocco nei rapporti commerciali. Al quale è anche una situazione di conflitto militare, al quale è stata attribuita in passato la responsabilità per l'arrivo della peste in Europa, cioè con conseguenze macroscopiche, che poi scaturiscono dalla violazione non mongola, ma in realtà veneziana di alcuni di questi accordi. Quindi, ecco, in questa prospettiva di relazioni che si intessono tra europei e mongoli, bisogna anche vedere quali siano gli accordi che regolano questa relazione e quali sono anche le responsabilità rispetto alle violazioni che avvengono, insomma, che scaturiscono. Quindi la seconda parte del libro, appunto, noi abbiamo anche voluto mettere in evidenza aspetti giuridici e legali, diciamo, nel rapporto tra Venezia e mongoli. Io ho una curiosità. Siamo in grado di capire qual era l'interscambio delle merci? Cioè, i mercanti veneziani portavano merci europee in Asia e poi ne portavano di mongole in Occidente. Quindi. Certo, sì, era un interscambio, esisteva una bilancia commerciale, diremmo oggi. I veneziani, e non solo i veneziani naturalmente, portavano in Asia merci sia dall'Italia, sia dal resto d'Europa, sia dal Medio Oriente. Quindi esisteva proprio una filiera, si potrebbe dire, commerciale che partendo da Venezia arrivava fino nell'impero mongolo. E lo stesso accadeva al contrario. Ad esempio, noi abbiamo trovato molti documenti che testimoniano del grande apprezzamento di vini italiani, ma anche greci, da parte degli abitanti dell'impero mongolo, naturalmente non quelli convertiti all'Islam, ma il commercio di vini era molto, molto diffuso. I veneziani ne portavano, ne esportavano tantissimo, oppure lo zafferano, che era molto richiesto e che veniva portato dal Medio Oriente fin nell'impero mongolo. I tessili, molti, molti tessuti, naturalmente tessuti più grezzi, lavorati, venivano portati i fustagni, ad esempio, erano molto, cioè il mistolana cotone, diciamo, erano molto apprezzati e venivano esportati. Quindi sì, poi naturalmente in senso opposto. Il viaggio lo facevano soprattutto le spezie e la seta, però c'era davvero un interscambio. Erano flussi, mi sembra fosse Fernand Braudel che una volta scrisse: i circuiti commerciali sono come quelli elettrici, funzionano solo se sono chiusi. Ecco, quindi era veramente un interscambio. Poi, naturalmente, non è facile vedere quali fossero esattamente le quantità e quale fosse l'entità, però sì. Sì, voglio dire soltanto aggiungere che sappiamo quali merci passassero attraverso queste basi veneziane nell'impero mongolo. È più difficile quantificare.
È più difficile quantificare. Sappiamo che la seta passava attraverso le vie carovaniere, veniva rivenduta in Europa, ma quanta seta veniva rivenduta? Ecco, questo è molto più difficile perché, tutto sommato, i documenti che abbiamo a nostra disposizione sono limitati, sono archivi notarili, sono testamenti, ma non abbiamo la possibilità di quantificare su uno spazio temporale, diciamo così, di 2 secoli questi flussi di merci. Diciamo piuttosto che possiamo dividere le merci in 2 tipi, ecco, quelle che transitavano su lunghi percorsi, che tendevano ad essere merci di lusso, diciamo, o, appunto, la seta, le spezie, le pietre preziose, l'argento, che anche questo veniva venduto e comprato. E le merci invece che, come il grano, le granaglie, anche il caviale, devo dire, che era di lusso, però veniva prodotto in zone vicine, diciamo, agli stanziamenti veneziani, spesso dai veneziani stessi che erano coinvolti in prima persona nell'industria ittica. Quindi abbiamo diciamo, 2 tipi di merci diverse, quelle che arrivavano da lontano, Persia, Asia centrale, Cina, eccetera, e quelle che invece erano prodotte intorno agli insediamenti nel Mar Nero. Che in genere costituivano una risorsa per Venezia che spesso si trovava ad avere bisogno, per esempio, di grano, grano e granaglie che già nel XIII secolo scarseggiavano, per esempio. Quindi c'è una varietà di merci che risponde a una varietà di bisogni e una varietà di domanda, diciamo, che cambia nel tempo. E questo, insomma, cerchiamo di dirlo nel libro, anche se non proprio esplicitamente, ma sicuramente soprattutto nel capitolo su beni e merci ne facciamo cenno. Bene, io direi che potremmo stare qui una vita perché l'argomento non è denso di più. Fra l'altro, in parte è tornato d'attualità, no? Perché Via della Seta è una delle fantasie di questa epoca moderna, no? Come se fosse una novità, insomma, la Via della Seta. Però vabbè, secondo me la cosa migliore che i nostri videoascoltatori possono fare è correre in libreria e comprare il libro. Grazie. No? Quindi io ricordo il titolo che è Venezia e i Mongoli, commercio e diplomazia sulla via della seta nel Medioevo, secoli XIII-XV, di Nicola Di Cosmo e Lorenzo Pubblici, sono 316 pagine con anche parecchie pagine di illustrazione a colori, appena pubblicato da Viella. Non mi resta che ringraziare tantissimo i nostri ospiti, i nostri autori. Ricordo a tutti i videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org. Io non so come ringraziarvi e darvi appuntamento, spero, a presto con nuove produzioni. Grazie. Grazie a te, Grazie, grazie a grazie a lei, voi. grazie Grazie.